Buonasera dalla Pala Cobilica di Prato, dove per la 10ª giornata del campionato di Serie 1 di pallamano sono di fronte la Touché Gruppo F Prato e il Teramo. È la penultima giornata del girone di andata, il Teramo è ultimo in classifica, ancora fermo a 0 punti. La Touché Prato 8 punti, frutto delle 4 vittorie fin qui ottenute. Vi diamo lettura subito delle formazioni, partendo dal Teramo in maglia gialla, verde diciamo brillante, con il numero 97 il portiere Brichic, con il numero 1 Franceschini, altro portiere, il 33 Galletti Elisabetta, altro portiere, poi numero 4 Di Giulio Lucrezia, il numero 7 il capitano Palari e Maria, il numero 9 Di Prisco Francesca, il 10 Canzio Chiara, il 13 Macrone Sara, il 16 Baldassarre Martina, il 18 Capone Rebecca, 19 Lanfredi Olga, 20 De Angelis Arianna, 21 Bellu Sara e il 30 la tunisina Shandarli Dorra, l'allenatore La Brecciosa. La Touché Prato presenta il numero 88 Davossa, il numero 3 Bisori Sara, il numero 5 Micotti Martina, il numero 6 Rubino Gaia, il numero 7 Saccenti Giulia, il numero 8 Borrini Beatrice, il numero 9 della Maggiora Chiara, il numero 10 Nicolai Chiara, il numero 12 Blai Beatrice, il 13 Sandroni Sonia, il 15 Barbieri Erika, il 17 Rossi Margherita, il 20 Rossi Viola, frattanto c'è il fischio d'inizio, il 23 Micotti Rebecca, il 25 Occhino Virginia, il 44 Felet Elena, l'allenatrice Valentina Megli, i direttori di gara sono i signori Bertino e Bozzanga. Partita importante questa per ambedue le formazioni, soprattutto anche per la Touché Prato, che cerca altri due punti, mentre il Teramo, che ora va al tiro con la capitano Palarie, parato da Felet, è ancora a 0 punti in classifica. Frattanto c'è la punizione dai 9 metri per Prato, un Prato che quest'oggi deve fare a meno, purtroppo ancora per diverso tempo, di due infortunate, Charity Yamu, frattura del metacarpo, e Gurra, che si è purtroppo fratturata il perone proprio la scorsa settimana prima della trasferta di Erice. Oggi è assente anche l'influenzata Martinelli, mentre c'è un gradito ritorno in panchina, quello del portiere Beatrice Blai dopo il lungo infortunio dello scorso anno. In attacco ora Teramo, Ciandarli, Palarie, Di Prisco, ancora Ciandarli che va a trovare la rete, 1-0 Teramo, mentre dall'altra parte è la parata del portiere Brichic sulla conclusione del capitano Ucchino, che in posizione di pivot non è riuscita a realizzare. Portiere del Teramo Erika Magdalena Brichic, arrivata proprio la scorsa settimana, croata, lo scorso anno era in forza all'Erice. Teramo ora in attacco con Bellu, Di Prisco, e va al tiro, questa volta risponde Elena Felet, sempre il tiro di Shandarli Dorra, e si riparte dall'altra parte con Rossi, la conclusione, la parata ancora del portiere Brichic. Sono passati 3 minuti, 1-0 per il Teramo, Prato finora, Touché Prato
non è riuscita ancora a realizzare. Shandarli, Palaire, ancora Shandarli, fermata, appoggio su Di Prisco. Di Prisco, Shandarli, Palaire, c'è il fallo. Fallo della Sandroni, si riparte con la punizione per Teramo, c'è passivo, ancora punizione 9 metri per la formazione abruzzese. Shandarli va al tiro, questa volta termina al lato della porta difesa da Elena Felet, che fa ripartire l'azione della Touché Prato. Barbieri, Rossi, Barbieri, c'è il fallo, punizione dai 9 metri, fa rettificare la posizione il direttore di gara, Borrini, Rossi, c'è però un'infrazione e si riparte con la punizione Teramo. Palaire va al tiro, c'è il fallo e si ripartirà con la punizione dai 9 metri per la formazione teramana allenata dalla Brecciosa. Conclusione ancora di Palaire, che si perde però al lato della porta difesa dalla Felet, e si può ripartire. Punteggio che dopo 5 minuti e mezzo ancora fermo sull'1-0 per il Teramo. Touché che in questi quasi 5 minuti e mezzo non è ancora riuscita ad andare a segno, c'è il fallo su Borrini. Rossi, ancora Borrini, c'è il fallo, si ripartirà con la punizione dai 9 metri per Prato. Rossi per Borrini e ancora la parata, riprende Sandroni e va a realizzare il pareggio di Prato. Dall'altra parte ancora Teramo, c'è il fallo, la punizione si ripartirà dai 9 metri per Teramo. Il primo tiro di Borrini era stato parato dal portiere Brichic e sulla ribattuta Sandroni ha infilato la porta per la rete dell'1-1. Palaire, la conclusione, il palo e palla recuperata da Prato che può ripartire e va a realizzare con Micotti, mentre dall'altra parte va a realizzare il numero 19 Lanfredi. Punteggio 2-2, nuovamente Teramo in possesso palla in attacco. Palaire, Shandarli, Palaire, giro palla della formazione del Teramo, ancora Palaire e va a realizzare con un pallonetto il numero 21 Bellu, che riporta avanti Teramo di 1-3-2 quando sono passati 7 minuti e 40. Il sottomano della Barbieri è parato dalla Brichic e può ripartire Teramo. Teramo che dicevamo è sempre alla ricerca dei primi punti in questo campionato.
è ancora fermo a quota zero. Palaire, Bellu, l'arbitro fischia la punizione, poi dall'ala il tiro e la parata della Felet, lancio lungo per Martina Miccotti, palo da buona posizione, e si riparte con la rimessa laterale per Teramo. Prato non ha sfruttato questa azione di contropiede. Ancora Teramo con Sciandarli, si libera, poi dall'ala c'è il fallo, c'è il rigore. 7 metri, ci sono anche 2 minuti per Virginia Occhino. Il tiro di rigore per Teramo. Rigore per Teramo, se ne incarica la numero 7, Palarie Maria, giocatrice di lunga esperienza, classe 74, che va a realizzare. E porta sul più 2 Teramo. Manovra ora la Touche in avanti, Barbieri, Borrini, palla dentro per la Sandroni, traversa della Sandroni. E può ripartire Teramo, Lanfredi, Sciandarli, il fallo, e si ripartirà con i 9 metri Teramo. Palare, penetrazione, c'è il fallo. Prato che è in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti all'Aucchino. Giro palla della formazione teramana, e ora Sciandarli, penetrazione, va a realizzare il suo secondo gol personale. La classe 2002 di nazionalità tunisina. Ora la Touche che manovra, Borrini. C'è un'infrazione vista dai direttori di gara e si riparte con la punizione per Teramo. Troppi errori in fase d'attacco per la formazione pratese. Ora sotto di 3 quando siamo all'undicesimo e 20. C'è ora questa palla persa dal Teramo, la recupera Prato, rimessa laterale di Borrini. Siamo ritornata alla parità numerica, è rientrata in campo anche la capitano del Prato, Ucchino. Giro palla, Barbieri, Ucchino, Rossi, Borrini, il tiro che termina al lato della porta difesa da Brichic, e può ripartire Teramo. Manovra la formazione in maglia gialla, Lanfredi, Sciandarli, Palarie, e poi dall'ala va a realizzare
il numero 10 Canzio e porta più 4 Teramo. E ora Lauchino, ancora la parata di Brichic, recupera palla però la Sandroni. Troppi errori in fase d'attacco per Prato fino a questo momento. Rossi, Barbieri, Borrini. Fermata, si riparte con i 9 metri Prato. Ucchino, Barbieri, Borrini. Palla dentro, c'è il tocco. Si riparte con la punizione Prato. Rossi, Barbieri, palla dentro per Lauchino che non controlla, può ripartire il contropiede Teramo con la Lanfredi che va a realizzare. Altro errore Prato in attacco e più 5 Teramo, e Valentina Melli chiede subito il time out per riordinare un po' le idee. Troppi errori in fase d'attacco. E Teramo che, quando siamo al 13:38 di questo primo tempo, è avanti di 5, 2 Prato, 7 Teramo. Partita ha approcciato meglio la partita la formazione ospite, che ripetiamo è a 0 punti in classifica. Una classifica che vede, con i risultati e delle partite di oggi, il Pontinia in testa a 18 punti, Salerno ed Erice a 17, Suttirola al 13, Cassano, Magnago, Casalgrande, Ferrara a 10, Prato a 8, Cellini Padova a 7, Mezzocorona 3, Mestrino 2, Teramo è ancora fermo a 0 punti dopo il time out richiesto dalla panchina Prato. Si riparte con la punizione. E ora la Touche che manovra. Rossi, Borrini, Rossi, Margherita, ancora lo scambio con Borrini. Micotti, Rossi. E la conclusione, la rete di Borrini. Che accorcia le distanze. Lanfredi, palla dentro per Shandarli che va a realizzare da fuori, è il suo terzo gol personale. Manovra ora in attacco Prato con Borrini, Rossi. Dentro per Lauchino c'è il fallo in area, quindi il tiro di rigore per il Prato. Va ad incaricarsi della battuta del tiro di rigore Micotti Martina. La parata ancora di Erika Brichic. Tiro di rigore fallito dal Prato e il portiere del Teramo, che fino a questo momento è stata protagonista di diverse importanti parate. Dall'altra parte manovra Teramo con Palarie, Shandarli, Lanfredi, palla dentro per il numero 21 Bellusara, tutta sola, non ha difficoltà a realizzare e porta Teramo a più 6. Dall'altra parte ancora il tiro di Borrini, ancora la parata di Brichic e può ripartire Teramo. Più 6 per la formazione abruzzese al 16, massimo vantaggio fino ad ora della partita per la squadra teramana.
che è partita veramente bene, mentre Prato sta sbagliando troppo. Ora sbaglia però Teramo, può ripartire, contropiede Borrini che va a realizzare Borrini, secondo gol personale per il numero 8 della Tusce Prato. Manovra ora Teramo. Palari è la capitano, palla lunga riconquistata da Prato. Non c'è spazio per il contropiede, quindi riparte l'azione. Tusce, Micotti, Rossi, Borrini. Fa girare palla la formazione pratese. Borrini, Rossi, Micotti. Borrini, e c'è però un'infrazione e si riparte con la punizione Teramo. Un altro errore in fase d'attacco per Prato. Può ripartire la formazione ospite. La conclusione del capitano del Teramo, parata dalla Felet. Può ripartire Prato con Rossi, Micotti, Rossi. La conclusione e il gol. Il pallone era già entrato. Gol di Rossi. Aveva toccato il portiere, ma il pallone aveva abbondantemente superato la linea di porta. Accorcia ora a meno 4 Prato. Giro palla Teramo, Palarie, Bellu, Ciandarli. Gli arbitri ravvisano un fallo, si riparte da 9 metri, Ciandarli si gira e poi va a realizzare quarto personale per la classe 2002 del Teramo. Dall'altra parte Rossi, penetrazione e rete, secondo personale per Margherita Rossi. Dall'altra parte Lanfredi. Dall'altra parte Lanfredi e c'è time out richiesto dalla panchina del Teramo. ...19 minuti di questo primo tempo che vede Teramo avanti 10-6 più 4... La squadra abruzzese ha avuto un massimo vantaggio un paio di minuti fa, anche di 6 reti. Una Touché Gruppo F Prato che non ha approcciato molto bene la partita, troppi errori in fase offensiva. Va riconosciuto anche i meriti al portiere Brichic, nuovo arrivo in casa Teramo. Se non erro questa è la seconda partita che gioca la classe 97, nazionalità croata. La scorsa stagione era in forza le siciliane dell'Erice. Si riparte con possesso palla Teramo dai 9 metri. Palarie è la giocatrice più esperta, classe 74, 38 anni. Ciandarli, Lanfredi, ancora per il numero 30, fermata però il numero 9 di Prisco in posizione di pivot, va a realizzare. Siamo dall'altra parte con la Borrini, Rossi.
Borrini, Rossi, Ucchino, Micotti, ancora Borrini, Rossi, la penetrazione, c'è il fallo, 9 metri Prato, già battuto Borrini, Micotti, ancora Borrini, Rossi va a realizzare, Margherita Rossi il suo terzo gol personale. E c'è l'ammonizione per Margherita Rossi per il fallo subito in precedenza dalla numero 19 Lanfredi. Manovra Teramo, Ciandarli, Palarie, infrazione di passi della capitano del Teramo, riparte il contropiede Prato e la parata, ancora la parata, però c'è il fallo. E ci sono anche i due minuti inflitti alla numero 9 di Prisco. E c'è il rigore per la Touche Prato. C'è il cambio di portiere, va numero 1 Franceschini alla battuta del rigore, Sandroni, e va a realizzare Sonia Sandroni, che realizza il suo secondo gol personale, porta a meno 3 e Prato. Ora Teramo in inferiorità numerica, Prato dovrà cercare di difendere e poi ripartire il tiro, però la palla ribattuta da Felette va proprio a finire tra le braccia del numero 19 Lanfredi, che va a realizzare, mentre dall'altra parte c'è il fallo su Borrini. Peccato, aveva parato Elena, la Felet, palla che si era impennata, però è andata alla giocatrice del Teramo, che tutta sola ha realizzato. Dall'altra parte Borrini perde palla e può ripartire Ciandarli, che va a realizzare il suo quinto personale. Troppi errori da parte della Touche Prato. Siamo dall'altra parte con Borrini, e ancora protagonista il portiere Brichic, che va a respingere la conclusione quasi a botta sicura. Della giocatrice pratese, però Prato sbaglia troppo in fase d'attacco, meriti sia al portiere, ma anche errore degli avanti della Touche Prato. Manovra Teramo, Palaire, e va a realizzare la capitana del Teramo, che ora torna in parità numerica. Perde palla Prato, con della Maggiora, e può ripartire Teramo, che è già ritornato avanti più 6. Riparte con i 9 metri Teramo, Palarie, la finta, il tiro, la parata di Felette, il lancio troppo lungo, preda del portiere che era uscito 10 metri fuori dall'area, tranquillamente recuperato il pallone. Troppi sbagli in casa Touche, mentre dall'altra parte c'è il fallo e ci sono anche
il fallo sul numero 10 Canzio, e ci sono anche due minuti per Della Maggiora. Due minuti per Della Maggiora, rigore per Teramo, va il capitano Palarie a e cerca un pallonetto ma para Felet. Può ripartire Prato, che con giocatore in meno per i due minuti a Della Maggiora. Rossi, Micotti, Borrini, punizione, si ripartirà con la punizione Prato, Rossi, Borrini, ancora lo scambio con Rossi, penetrazione e rete di Margherita Rossi, quarto personale per il numero 17 Della Touché. Dall'altra parte recupera palla il numero 9 Di Prisco e va a realizzare. C'era stato un contatto, poi la palla è schizzata alla giocatrice del Teramo, che è andata a realizzare tutta sola. E riporta Teramo a 5 minuti dalla fine del primo tempo a più 6, 15 Teramo, 9 Prato. Gli arbitri dicono che il gioco era fermo, si dovrà ripartire con la punizione. Dai 9 metri, Micotti, Rossi, Margherita Rossi per Borrini, e ci mette il piede ancora Brikic, il portiere, a deviare. E siamo dall'altra parte con Teramo in avanti. Palarie, Ciandarli, Palarie, palla sull'ala per la numero 10 Canzio, ma para senza problemi Felette. Può ripartire Prato, si ritorna in parità numerica, rientra Della Maggiora. Prato che in questi ultimi minuti di questo primo tempo deve cercare un po' di ridurre il gap, più 6 per Teramo. Borrini, palla dentro per Lauchino che va a realizzare. Riparte Teramo. Ciandarli, ancora Ciandarli, fermata dall'Aucchino. Già battuta la punizione, sfondamento fischiato al capitano del Teramo. Può ripartire Prato con Rossi, Margherita, Borrini, Sandroni che va a realizzare dall'ala. Terzo gol personale per la Sandroni. Prato che si porta a meno 4, a 2 dalla fine di questo primo tempo. Manovra ora Teramo.
C'è la punizione, 9 metri per la formazione abruzzese. Bellu sul punto di battuta. Ciandarli. E il tiro fuori del Teramo. Può ripartire Prato, che deve cercare di andare a realizzare questa volta. C'è il rigore, penetrazione di Margherita Rossi, rigore, ci sono anche due minuti, i due minuti per la numero 9 Di Prisco. Di Prisco sono già, questo è il suo secondo due minuti. Rigore Prato. Sandroni dai 7 metri. Va a realizzare, sì, la palla ha colpito il palo, poi è uscito. Va a realizzare la Sandroni, quarto gol personale. Prato che si porta a meno 3, mancano 40 secondi alla fine. Deve cercare di non subire gol. Manovra Teramo. Palarie, fermata da Della Maggiora, si riparte con i 9 metri, punizione dai 9 metri, 20 secondi, Lanfredi, Palarie, penetrazione, ancora 9 metri, mancano 10 secondi alla fine. Tre secondi, il tiro, la parata di Felette e si va al riposo. Prato ha recuperato qualcosa, si va al riposo sul 12 Prato, 15 Teramo. Un primo tempo che si chiude con, appunto, con la formazione ospite in vantaggio per di 3, 15-12. E ci risentiamo per l'inizio della ripresa.
Torniamo in collegamento dal Palaco Bilica di Prato, sta per iniziare il secondo tempo della sfida fra Touché Gruppo F Prato e Teramo, che ha visto la formazione teramana chiudere in vantaggio di 3, 15 a 12, la prima frazione di gioco. Una Teramo che ha approcciato meglio la partita, una Touché Prato invece che ha commesso tanti errori, soprattutto in fase offensiva. Però dobbiamo dare una parte di merito anche sicuramente al portiere del Teramo, Brichic, Erika Magdalena Brichic, classe 97, arrivata proprio da 2 settimane al Teramo. Mentre il Prato purtroppo ha 2 pesanti assenze, quella di Charity Yamo che si è fratturato il metacarpo, ricordiamo Charity Yamo prima dell'infortunio era la capocannoniere del campionato di Serie A1. Frattanto i direttori di gara Bertino e Bozzanga hanno dato il fischio d'inizio di questo secondo tempo e Teramo che manovra. Prato, dicevamo, ha chiuso a meno 3, Teramo è stato avanti anche di 6. Palla ora sull'ala, Lanfredi, Palaire, para
Elena Felette, può ripartire Prato. Vediamo se la formazione allenata da Valentina Megli approccerà subito in maniera decisa questo secondo tempo. C'è però un fallo di sfondamento fischiato a Martina Micotti e può ripartire Teramo. Ora rientra la numero 13 Macrone e c'è la parità numerica in campo. Lanfredi, Ciandarli, c'è il fallo, la difesa in area, c'è il tiro di rigore per Teramo, se ne incaricherà la numero 30 Dorra Ciandarli, anche lei uno dei delle nuove arrivate in casa Teramo. Che va a realizzare il rigore e il suo sesto gol personale, finora la miglior marcatrice dell'incontro. Manovra Prato ora con Rossi, Borrini, Micotti, Borrini per Rossi, all'ala per Della Maggiora e ancora la parata della Brichic che è rimasta ferma e la Della Maggiora l'ha colpita. E dall'altra parte il numero 7, la capitano Palarie, va a realizzare il suo terzo personale. Margherita Rossi, penetrazione, ancora una parata del portiere. E purtroppo la partita era iniziata un po' come nella prima frazione, troppi errori in attacco da parte di Prato, che aveva chiuso a meno 3, è ripartito in questo secondo tempo, è già sotto di 5, 17-12, con Teramo che manovra, Palarie, Ciandarli, che va a realizzare la tunisina il settimo gol personale. Dall'altra parte Borrini, Rossi, sbaglia un passaggio e c'è la rimessa laterale per Teramo, che può ripartire. Errore in fase di impostazione della formazione pratese e Teramo che ora è ritornato a più 6, addirittura anche la palla del più 7. Palarie, Lanfredi, Ciandarli sull'ala per la numero 10 Canzio, ma c'è la risposta della Felette, può ripartire Prato, Rossi, Micotti, lo scambio, poi per Borrini. Rossi, Micotti, Rossi, Cucchino, Borrini, la conclusione deviata. E c'è la rimessa Prato dall'angolo, Sandroni, Ucchino, Borrini, Rossi, Micotti, c'è passivo, bisogna andare al tiro, Micotti, poi Della Maggiora, palla dentro per Lauchino che va a realizzare posizione di pivot, secondo personale per la capitano del Prato. E ora Teramo in attacco con Palarie, la capitano, penetrazione di Palarie che va a realizzare il quarto personale, mentre dall'altra parte Martina Micotti va a realizzare il suo secondo gol personale.
19 Teramo, 14 Prato, quando se ne sono andati 5 minuti e mezzo del secondo tempo. Manovra Teramo. Si ripartirà con i 9 metri. Manfredi Canzio va a realizzare, trova l'angolino, va a realizzare Chiara Canzio, mentre dall'altra parte riparte Margherita Rossi. Sandroni, rimessa laterale Prato, fa girare palla la formazione pratese. Rossi, penetrazione, va giù, c'è la, il fallo, c'è il tiro di rigore e ci sono anche 2 minuti inflitti a Palarie. Due minuti anche per il capitano del Teramo. Tiro di rigore affidato a Sandroni, che va a realizzare quinto personale per Sonia Sandroni. Prato a meno 5. Teramo ora in avanti, Lanfredi. Sfondamento, sfondamento fischiato a Rebecca Capone, può ripartire Prato con Margherita Rossi, in posta per Micotti, lo scambio con Rossi, ancora Micotti, della Maggiora. Borrini, Rossi, Micotti, della Maggiora, penetrazione di Rossi, Margherita che va a realizzare il quinto personale. Prato a meno 4. Tusce Prato che deve cercare di rientrare in partita, accorciare le distanze, sempre meno 4. Manovra Teramo, palla recuperata da Prato, c'è un'infrazione delle giocatrici teramane, può ripartire Prato. Micotti, della Maggiora, Micotti, c'è il rigore, c'è il fallo e ci sono anche 2 minuti, ci sono anche 2 minuti per... 2 minuti per la numero 19 Lanfredi. Doppia inferiorità numerica per il Teramo. Prato deve cercare di approfittarne, intanto trasformando il tiro di rigore con Sonia Sandroni. E c'è la parata, invece ancora la parata di Erika Brikic. E si resta sul più 4 per Teramo. Rientra la Palarie, però è sempre una giocatrice in meno per Teramo. Punizione 9 metri per la formazione abruzzese. Di Prisco, Sciandarli, Di Prisco, Canzio, c'è passivo ora, c'è passivo, il tiro della Sciandarli termina al lato e ora può rimpostare Prato in attacco. Micotti, della Maggiora, c'è il fallo,
9 metri Prato, Micotti, Rossi all'ala per Della Maggiora, ancora Rossi, Borrini, Sonia Sandroni, il tiro parato ancora dal portiere Brichic e può ripartire Teramo. Può ripartire Teramo, marcatura uomo, c'è frattanto il time out richiesto da il tecnico della formazione abruzzese, La Brecciosa. Dieci minuti e 12 della ripresa con il Teramo in vantaggio di 4, 20-16. Un Teramo che è sempre alla ricerca dei primi punti stagionali, è ultimo a 0 punti in classifica. Ricordiamo che nel campionato di Serie 1 l'ultima retrocede direttamente in Serie 2, mentre poi la penultima, secondultima, terzultima e quartultima si giocheranno attraverso la retrocessione, la salvezza attraverso i play-out. Si riparte con la punizione Teramo, doppia marcatura uomo per su Sciandarli e Palarie da parte di Rossi e Borrini. Canzo va a girarsi ma c'è la punizione, frattanto rientra la Lanfredi e si ritorna in parità numerica. Recupera palla Prato con Martina Micotti, Borrini e c'è un'infrazione della Borrini, contropiede vanificato e si ripartirà con la punizione Teramo. Si sbaglia troppo nella touche Prato, troppe palle perse, troppe palle regalate, tanti errori in fase d'attacco, il tutto condito anche con le belle parate del portiere Brichic. Manovra Teramo ora, Palarie, la capitano, 9 metri Teramo, Sciandarli, traversa del numero 30, palla recuperata da Margherita Rossi, può ripartire Prato, Della Maggiora, Borrini, Sandroni, palla lunga recuperata a metà campo dalla Borrini, Rossi, c'è passivo, bisogna andare al tiro, palla dentro per Lauchino che va a realizzare terzo gol personale per Lauchino. Prato accorcia a meno 3. Venti Teramo, 17 Prato. Palla ancora per Teramo. Il tiro, palla dall'altra parte. Non la controlla il Teramo. Si riparte con Prato che ha la palla per andare a meno 2. Borrini va a realizzare Borrini. Prato a meno 2, riparte però Teramo. Sciandarli, 9 metri, Prato ora deve difendere. Manfredi va giù ma c'è sfondamento, può ripartire Prato alla palla del meno 1. Margherita Rossi,
perde palla ingenuamente Margherita Rossi, può ripartire a Teramo con Canzio, anche lei infrazione di passi. Prato è ritornato in partita, ma non deve perdere queste palle. Prato in attacco alla palla del meno uno della Maggiora, Micotti, giro palla per la formazione pratese. Margherita Rossi per Sandroni che va a realizzare, bella azione del Prato. Recupera palla Micotti e va a realizzare il gol del pareggio 20-20 al quindicesimo del secondo tempo. Break del Prato, della Touché Prato, che riapre la partita. Lanfredi, Ciandarli e la parata della Felette. Riparte Prato con Margherita Rossi. Martina Micotti va giù, c'è la punizione dai 9 metri Prato. Ucchino per Margherita Rossi, Micotti, Sandroni, Borrini e la parata della Brichic. E ora dall'altra parte va a realizzare la numero 18 Capone, e riporta su più uno Teramo. Ucchino, c'è la punizione, non c'è il rigore, ma c'è 9 metri per Prato. Un Prato che è ritornato in partita. Rossi, Micotti, Rossi, Sandroni, Borrini, Micotti, Martina, e va a realizzare Margherita Rossi. 21 pari. Penetrazione di Palaire. Nove metri per Teramo. Palarie, palla lunga, viene recuperata, passivo per Teramo, il tiro avvenuto dopo il fischio. Teramo deve andare a tirare, si gira e tira la numero 21 Bellusara. Sorprese le ragazze della Touché, si è girata e ha tirato Bellu, riportando avanti Teramo 22-21. Rossi, Micotti, della Maggiora. E il tiro ancora di Rossi, ancora parato dalla Brichic. E ora Teramo va in avanti. Manovra la formazione abruzzese. Ciandarli, Lanfredi,
poi Canzio che va a realizzare dall'ala e riporta sul più 2 Teramo. Riporta sul più 2 Teramo. E c'è time out. No, c'è sì, time out richiesto dalla panchina del Prato. In questa prima parte siamo al 18:30 della ripresa. La Touché Gruppo F Prato è rientrata in partita. Era riuscita al 15° a portarsi sul 20 pari. Ora Teramo è avanti di 2. Comunque la partita è ritornata sui binari dell'equilibrio, una partita aperta ancora. Però Prato deve cercare, la Touché Prato, di essere un po' più precisa in fase realizzativa, un po' più prolifica in fase realizzativa. Grandi meriti vanno anche al portiere del Teramo Brichic, ma anche troppi errori da parte delle ragazze pratesi. Dopo il time out si riparte con possesso palla Prato. Rossi. Sandroni. Borrini. Micotti. E Margherita Rossi va a realizzare dall'ala il suo 7° gol personale, ma dall'altra parte la parata di Felet sull'incursione di Lanfredi. Felet compie una bellissima parata respingendo il tiro a botta sicura del numero 19 Lanfredi. Punteggio resta sul meno 1 Prato, ma ci sarà il possesso palla per la formazione del Teramo. Si ripartirà con la rimessa laterale. Il gioco è fermo. Direttore di gara va a chiarirsi con il tecnico del Teramo, la Brecciosa. C'è da prestare le cure alla ragazza del Teramo che è rimasta infortunata nell'azione precedente. Il gioco è fermo. Si pulisce anche il parquet. Si può riprendere Di Prisco, Ciandarli, manovra Teramo, Di Prisco, Ciandarli, Palarie e dall'ala Canzio che va a realizzare Chiara Canzio dall'ala, riporta più 2 Teramo. Prato manovra ora con Rossi, Borrini, Micotti, Borrini, ma c'è un'infrazione. Peccato, un altro errore in fase d'attacco per Prato. Palla persa e può ripartire Teramo.
Ciandarli, penetrazione, e va a realizzare Ciandarli l'ottavo personale e riporta più 3 Teramo. Margherita Rossi, Della Maggiora, Micotti, Rossi, Borrini, Sandroni, giro palla della formazione pratese, subisce il fallo la Sandroni che riparte con i 9 metri Prato. Rossi, Borrini, fallo su Borrini, Micotti dentro, però recupera palla e ci sono anche 2 minuti, i 2 minuti per Virginia Occhino, sono i suoi secondi 2 minuti. Palla persa da Prato che ora sarà anche in inferiorità numerica con il Teramo che ritorna a più 3. Prato che era riuscito a tornare in partita, però Teramo ha nuovamente riallungato a più 3 ed è in possesso di palla in fase d'attacco. Ciandarli, Lanfredi, Palarie va a realizzare, Palarie il suo 5º gol personale, riporta a più 4 Teramo quando siamo al 22esimo della ripresa, 8 minuti al termine. Della Maggiora, c'è il fallo, la difesa in area, conquista il ritiro di rigore. Tiro di rigore, va a incaricarsi della battuta del tiro dai 7 metri Borrini. Gli arbitri fermano il gioco, chiedono il cambio del pallone. Dai 7 metri Beatrice Borrini. La finta e poi la rete della Borrini, 4ª personale per il numero 8 della Touché Gruppo F Prato, che accorcia a meno 3. Teramo fa girare palla, non ha fretta di accelerare le operazioni, palla sull'ala, poi la Palarie, la conclusione, il palo e poi il tiro ribattuto dalla Felette, può ripartire Prato. Micotti, Rossi, rientra Lauchino, parità numerica. Micotti, Della Maggiora, c'è il fallo, 9 metri Prato, Micotti, Rossi, Sandroni, palla dentro per Lauchino che va a realizzare, riporta Prato a meno 2, ma dall'altra parte Lauchino va a fermare la capitano Palarie, 9 metri. Prato deve difendere per cercare di rientrare in partita. Lanfredi va giù, ancora 9 metri Teramo. Della Maggiora, il fallo. Si riparte con Teramo dai 9 metri, poi la penetrazione di Lanfredi,
va giù ancora 9 metri per Teramo. Palari e recupera palla Prato, recupera palla Prato, ma gli arbitri vedono un fallo. No, si è battuto dalla posizione giusta, c'è anche il passivo, punizione per Teramo e passivo. Palari è fermata, ancora passivo, il Teramo deve andare a tirare, lo farà con Sciandarle, palla altissima e può ripartire Prato, palla del meno uno, Rossi, Micotti, Rossi, Borrini, Rossi, Della Maggiora, Micotti, dall'ala per la Sandroni, c'è però la parata del portiere, un po' scoordinata, è arrivata la giocatrice del Prato, deve essere la palla del meno uno e invece Teramo ora time out a 4 minuti dalla fine, con Teramo avanti di 2 e anche in possesso però di palla. Un Prato che in questo secondo tempo sembrava essere ritornato in partita, era riuscito ad annullare il gap che era arrivato fino a più 6 del Teramo, al 15esimo 20 pari. Ora quando mancano 4 minuti alla fine, Teramo è avanti di 2. Quando si ripartirà avrà anche il possesso di palla. Prato dovrà cercare di difendere e recuperare palla. Terminato il time out, si riparte con possesso palla Teramo, doppia marcatura sulla Sciandarle e Palari, Canzio, Bellu, ancora Canzio, c'è il rigore. Bene, rigore. Rigore per Teramo sulla difesa in area di Della Maggiora e Sciandarle va alla trasformazione e realizza il rigore. Nona rete personale, più 3 Teramo. Riparte Prato. Della Maggiora, Martina Micotti, la conclusione e la rete della Borrini. Torna Prato a meno 2, 3 minuti alla fine. Prato dovrà cercare di recuperare palla e di non subire gol, ma invece il gol lo subisce da parte del numero 18 Capone Rebecca, e dall'altra parte Micotti, Della Maggiora va a realizzare Della Maggiora, meno 2 ancora, 2 e mezzo al termine, sempre la doppia marcatura su Sciandarle e Palari. E ci sono i 2 minuti per Sonia Sandroni. Due minuti per la Sandroni. Prato che praticamente giocherà 2 minuti quasi fino alla fine con l'uomo in meno.
e Teramo che sta gestendo due gol di vantaggio e il possesso palla. Si riparte con i 9 metri Teramo, da Bello a Palarie. Sfondamento, può ripartire Prato con Martina Micotti per Rossi, Borrini. Della Maggiore a Micotti. Dentro! Ma palla viene riconquistata dal Teramo. C'è il fallo e un minuto e mezzo. Teramo in vantaggio di 2 e con il possesso palla. Lanfredi. Palarie. Lanfredi. Canzio che va a realizzare. Canzio va a realizzare il gol probabilmente decisivo, perché oramai ho un minuto più 3. Punizione Prato, oramai un minuto più 3. Matura per Teramo il primo successo stagionale e per la Touché Prato una brutta sconfitta. Intanto Della Maggiore al tiro e la parata ancora del portiere Brichic. 30 secondi alla fine, Teramo più 3. Si festeggia in panchina teramana. Questi primi punti, la prima vittoria della stagione, sono punti importanti per la formazione teramana, che sale a 2 punti e può agganciare Mestrino. E va a realizzare dall'altra parte ancora il numero 18. E c'è il gol a fil di sirena. E finisce 29 a 27 per Teramo. Una sconfitta pesante per Prato, festeggiano le ragazze di Teramo che conquistano la prima vittoria stagionale. Invece il Prato con questa sconfitta è la terza stagionale, la squadra biancazzurra, la squadra pratese resta a quota 8 in classifica quando manca una giornata alla fine del girone d'andata. Ci risentiamo ai prossimi appuntamenti con la pallamano di Serie A 1.